Accordo siglato per la cassa integrazione destinata a 600 lavoratori dell'indotto dello stabilimento ENI di Gela. La firma è stata posta ieri all'assessorato regionale al lavoro. Questo accordo, che interessa anche Termini Imerese, dice il presidente della regione Rosario Crocetta, mostra concretamente l'atteggiamento del governo regionale nei confronti delle due aree di crisi complessa della Sicilia. Avevamo preso questo impegno con i sindacati e lo abbiamo mantenuto. Chiaro che nel momento in cui ci stiamo impegnando per sbloccare le autorizzazioni a livello nazionale, per fare gli investimenti, è giusto che in questa fase ci siano provvedimenti di transizione che diano respiro ai lavoratori e possano permettere loro di tirare avanti, perché non è che i processi di riconversione hanno bisogno sempre di tempi. La Regione ha detto che io avevo detto che la cassa integrazione ci sarebbe stata, nonostante una serie di problemi nazionali che abbiamo avuto, però alla fine la Regione con i propri fondi ha garantito ai lavoratori di Gela e di un'altra area di crisi che è quella dei Termini Imerese, dove anche lì nascono gli spiragli nuovi della possibilità di fare l'auto elettrica e quindi anche lì l'industria pulita di risolvere le questioni. Presidente, ma quando realmente partiranno i cantieri allo stabilimento in merito alla riconversione green? Noi siamo in dirittura d'arrivo sulla questione dell'ISAF, è ovvio che in questa fase la vicenda del referendum sulle trivellazioni crea qualche problema agli investimenti dell'ENI, non ce lo nascondiamo, anche se l'ENI, devo dire, nonostante l'incertezza, abbia praticamente proseguito a fare gli investimenti su GEDA. Io spero di fare a giorni un punto proprio sulla situazione del piano di investimento di GEDA, però insomma sta da sé che la situazione generale di incertezze non rende sicuramente facile la situazione, però gli investimenti a Gela si faranno, la riconversione green della raffineria ci sarà e ci saranno anche una serie di investimenti che la Regione farà sul territorio per riqualificare la città, che stiamo mettendo proprio nel patto per lo sviluppo da fare con il governo, che prevedono privilegiate in modo forte le due aree di crisi regionali di Termini Imerese e di Gela, con investimenti che non sono solo di tipo industriale ma vanno verso l'agricoltura, verso la questione delle dighe, ma vanno anche verso la questione della riqualificazione urbana.